Marx e la questione ebraica. Allora, non deve trarre l'inganno lo scritto. La questione ebraica porta Marx a fare un'analisi generale su com'è difficile vivere in una società che ha una forma che è diversa dalla sostanza. Marx involontariamente, l'altra volta abbiamo detto, crea il mito del proletariato. Qui non so se quanto involontariamente, Marx è anche un proto-scienziato, un proto-sociologo. Cioè, la sociologia, lo studio della società, è una cosa che a lui interessa molto e in quest'opera si vede. Allora, un esponente post-hegeliano, Bruno Bauer, aveva dato una sua lettura della questione ebraica, dicendo che la difficile emancipazione degli ebrei era causata dallo sviluppo della cristianità negli stati. Quindi occorreva che l'Europa cambiasse atteggiamento, cioè, e ha avuto delle ragioni anche Bauer, ovvero passare dagli stati col concetto del cristianesimo come base fondante agli stati liberali. Cioè, in pratica qual era l'idea di Bauer? Se uno stato è liberale, Arianna state attenta, se uno stato è liberale, è uno stato che garantisce diritti, che garantisce libertà economiche, competizioni economiche, inevitabilmente il fatto che tu sia cristiano, ebreo, prende un valore minore, perché comunque prima di tutto c'è il concetto del cittadino. Ora, Marx non va pensato, perché se voi lo pensate così, la ragione è che io ve l'ho spiegato così, quindi non è assolutamente colpa vostra, però provate a non pensarlo semplicemente come un distruttore della borghesia, no? Perché se no noi pensiamo a un Marx che vede la borghesia come il cancro peggiore della storia. Lui vede che la borghesia ha avuto delle evoluzioni che sono state peggiorative sotto certi punti di vista, ma non è un cantore del mondo antico. Cioè, Marx non è che dice torniamo all'aristocrazia, ah bene, quando c'era uno che comandava, tutti seguivano il sistema valoriale, eccetera. Lui dice la borghesia ha fatto un passo avanti, ma non è il fine. Il fine è un altro, il comunismo. Ma non perché c'è questa adesione da curva nord, bandiera rossa, il comunismo è bello, no, ma proprio perché, cioè, se l'obiettivo della filosofia è anche, e della filosofia politica, il primato della politica, e Marx è molto chiaro, aiutare le persone ad essere felici, il comunismo è l'unica strada possibile. Allora cosa ci dice Marx? Marx ci dice, quando c'è un'emancipazione politica, non è detto che ci sia una parallela emancipazione umana. È una chiara critica allo Stato borghese. Qual è un'emancipazione politica? Emancipazione politica, voi avete tutti il diritto di voto? No. Come no? Cioè, quando arriverete a 18 anni avrete tutti il diritto di voto? Quindi siete uguali, è un'uguaglianza chiara. No? Se... a meno che non ci sia corruzione, quindi non pensiamo alla corruzione. Se io interrogo Arianna e Arianna va bene, no? Prende il voto che merita. Se interrogo Chiara, prende il voto che merita. È vero, voi potete dire, professore, fa differenze, simpatie, tratta meglio quelli che vivono alle sorgenti, vabbè, quelle sono visioni, ma se noi facciamo una prova oggettiva, voi siete uguali. Non è che, cioè, uno viene qui e dice: io sono il figlio del senatore e allora ho diritto a tre giustificazioni in più. No, se viene fatto vuol dire che c'è una corruzione. È chiaro? No? Cioè, questo, la borghesia tutto questo ce l'ha regalato. Ma questa è emancipazione politica. Ma l'emancipazione umana? Io vado in cabina elettorale, esercito il diritto di voto. Marchionne va in cabina elettorale, esercita il diritto di voto. La borghesia ti dice: noi abbiamo fatto un miracolo, te Marchionne vale uno, te vale uno, siete alla pari. Bene.
Ma nella vita reale, io vivo come Marchionne, ho le stesse possibilità economiche? No. Quindi vedete che l'emancipazione umana, Marchionne, se decide che oggi vuole andare in Canada perché ha voglia, prende l'aereo privato e ci va. Io se devo decidere che voglio andare a visitare Canada, devo fare un piano di risparmio importante in famiglia, non comprare questo, eccetera, e mi costa molto di più. Quindi vedete che si annullano le differenze formali nella società borghese, ma non si annullano le differenze sostanziali. Quindi c'è un mondo che è diviso ancora in classi sociali. Marx dice: esiste una società e una vita celeste che è basata sull'uguaglianza politica. Celeste, riprende Aristotele, è il concetto dei corpi celesti, riprende Platone, l'iperuranio. Nel mondo celeste siamo tutti uguali, abbiamo tutti gli stessi diritti. In quello terrestre si vive in una società che è luogo di interessi particolari, è chiaro? Quindi c'è l'interesse dell'imprenditore che diverge con l'interesse del proletario, l'interesse del professore che diverge con l'interesse dello studente, e noi viviamo atomizzati, cioè piccoli atomi dentro questo meccanismo, e siamo portatori di interessi diversi. Quindi non è la stessa cosa se una società prende una direzione o ne prende un'altra. Quindi si è anche proletari in modo diverso, perché il proletario della Volkswagen, no? L'operaio della Volkswagen è un proletario come l'operaio di Guastice. Però l'operaio della Volkswagen ha 13ª, 14ª riduzione dell'orario di lavoro a 28 ore settimanali, è in una struttura organizzata che funziona. L'operaio di Guastice ha rischio di lavoro, sono tutti e due proletari. Quindi guardate che c'è il conflitto, non è semplicemente tra classi sociali, ma anche all'interno della stessa classe sociale abbiamo una dimensione conflittuale. L'operaio salariato che ha lo stipendio a fine mese ha una visione diversa dell'operaio disoccupato, dell'operaio cassa integrato. Io, professore ormai vecchio, che per ora, per come vanno le cose, sono a tempo indeterminato, sono nella stessa classe sociale della giovane professoressa o del giovane professore che arriva e che a giugno dovrà chiedere la disoccupazione e non sa se il prossimo anno ha lavoro, non sa se deve lasciare la casa o meno, no? Quindi siamo impiegati, non più proletari, in modo diverso. Si è anche borghesi in modo diverso, no? È borghese anche quello che è proprietario di un carretto con il quale vende la frutta, quindi è proprietario, sfrutta la sua proprietà per accumulare denaro, ma arriva a fine mese iso. E è borghese nello stesso modo in cui è borghese il proprietario di una grande industria, ma lo stile di vita, la dimensione è diversa. Quindi ci sono interessi particolari che confliggono. La società borghese è il luogo del conflitto, perché la forma che ci viene data non equivale alla sostanza, no? Cioè, cosa ci vuol dire Marx? Andiamo tutti a votare, 4 marzo andiamo a votare, siamo tutti uguali, poi uno esce dalla cabina elettorale e non sa dove andare a mangiare, uno esce dalla cabina elettorale, prende la Porsche e va a casa. Beh, è vero che uno vale uno, ma qual è l'errore della borghesia? Pensare che, dando il diritto di voto a tutti, pensare che l'uguaglianza sia legata al diritto di voto, si sarebbero trovate delle soluzioni. No, queste soluzioni e questo conflitto di interesse permane. Quindi c'è un conflitto tra lo Stato politico, lo Stato celeste, e lo Stato civile, che è lo Stato terrestre. Perché la condizione politica è diversa dalla condizione civile. Quindi noi siamo, dice, usa un termine importante che poi
sarà recuperato anche dalla letteratura da Pirandello, noi siamo travestiti da cittadini, ma siamo lacerati. È chiaro il concetto. Noi ci travestiamo da cittadino buono, bravo, che viene qui, è sereno, che... però poi, se io non so come andare a mangiare, io sono facilmente ricattabile. Quindi portiamo la lacerazione proprio tra civiltà e politica. La politica formalmente ha un valore di uguaglianza, la civiltà è diseguale. Quindi non torna nemmeno a specchio. Perché la politica mi dice che siamo tutti uguali, io guardo la civiltà e vedo disuguaglianza. Che è una disuguaglianza prodotta proprio dalla stessa dimensione politica che vorrebbe portare tutti a questo. Quindi qual è stato il passo avanti della borghesia? L'emancipazione politica. Marx questo non lo nega, eh. Non dice che lo Stato democratico è uno Stato peggiore dello Stato aristocratico. La borghesia ci ha emancipato politicamente. C'è, la scuola di Francoforte dirà, un grande rischio, che noi siamo emancipati nel teatrino della politica, no? Ora siamo tutti lì a leggere il giornale, a guardare la televisione, ma chi faranno capo del governo, chi fanno presidente della Camera. In realtà potrebbe essere anche un grande gioco teatrale dove ci fanno, fanno finta di farci partecipare a questo e in realtà poi le decisioni sono già prese e sono altre. Però formalmente noi siamo dentro questo. C'è un giocatore, mi sembra... non mi ricordo il nome, del Bologna anni 70, che racconta in un libro che tutte le partite per un periodo erano già organizzate, sapeva già il risultato, no? Quindi te formalmente lo sapevi, lo stadio che entrava, la gente che esultava, no? Se mangiava, i giocatori in campo sapevano già che doveva finire 2-1, 2-2, era iniziato il meccanismo delle scommesse, brutto, eh? E lui diceva, a un certo punto... io guardando questi spettatori che piangevano, esultavano, non ce l'ho più fatta, no? E è esploso, si è sentito male. Vendrame, grande centrocampista del Vicenza, un genio del calcio, una volta lui non lo coinvolgevano mai nel calcio scommesse perché sapevano che lui andava a denunciare eccetera, però lui si rese conto da come era impostata la partita che si erano messi d'accordo e che doveva finire 0-0. Allora cominciò a prendere palla, scattò tutti, andò verso la sua porta facendo finta di fare rete e poi tornò indietro. Come per dimostrare, no? Agli spettatori, guardate, mi stanno prendendo in giro, voi siete qui, sperate, ma è già deciso, finisce 0-0. Anche il gioco della politica rischia di essere questo. Noi siamo tutti lì a appassionarci, chi è appassionato di politica, ma faranno Di Maio, faranno Salvini, faranno qui, qua, o tutte e tre insieme, si fa l'alleanza Movimento 5 Stelle PD, Movimento 5 Stelle Lega, Forza Italia, Movimento 5 Stelle PD, Lega Forza Italia, cioè Lega Forza Italia, Movimento 5 Stelle, cioè. Ma in realtà magari, se è vero quello che ci dicevano nel calcio scommesse, questo è solo formale, sostanzialmente non cambia niente, perché le decisioni sono già prese. Quindi c'è una lacerazione fortissima. E noi bisogna capire qual è il punto di emancipazione vero e proprio. Cioè, oltre all'emancipazione politica, come si fa a avere un'emancipazione umana? Capendo cos'è che ostacola l'emancipazione umana. Cos'è che ostacola l'emancipazione umana? È brava la disuguaglianza. Da cos'è prodotta? Dalla? No? Dalla? È sempre questo il male. Proprietà privata dei mezzi di produzione. Perché è questo. Ma scusate, se c'è un compito, ora Salasse potrebbe anche darmi delle sorprese, no? E un vostro amico non lo sa fare, l'aiutate o no? Non è che tanto, io devo controllare che questo non avvenga. È ovvio che, ma perché lo aiutate? Perché se lui lo fa meglio, non toglie niente a voi.
È chiaro? Ma se voi avete la tabaccheria all'angolo e c'è quell'altro che l'ha in piazza e voi avete una strategia di mercato vincente, cosa fate? Andate a dire anche all'altro così vi frega l'idea? No, perché voi avete la volontà di accumulare, è chiaro? Cioè, se voi avete comprato un macchinario che produce tantissime magliette, vendete le magliette, dite guarda, quell'altro non ce l'ha fatta, usa un pochino il mio. No, perché a quel punto la diseguaglianza è chiara. Io ho investito, io ho messo soldi, e io sono il proprietario e decido io. La proprietà privata dei mezzi di produzione è un cancro, perché guardate, un'azienda va male, il proprietario ci rimette, fa bene a chiudere, ma lo direbbe anche Marx. Licenza agli operai, ma cosa può fare? Ma noi vediamo che le fabbriche chiudono. Che fabbriche? Abbiamo avuto un esempio a Livorno, la TRV. Era un consiglio comunale, vennero proprietari della TRV in commissione, fecero complimenti alla città di Livorno, fecero complimenti agli operai di Livorno dicendo che erano estremamente produttivi, che c'era un livello di produttività alto. Qualcuno gli fa domanda, siccome si sente vociferare di una vostra volontà di delocalizzazione, cioè no, noi ci sentiamo di rassicurare perché le cose vanno bene. Poi però ci disse l'amministratore delegato, ovviamente se noi troviamo una situazione che per noi è più appetibile, si chiude il Livorno e si va dove è più appetibile. E allora cosa sono gli uomini? Merce. Uomini produttivi, anche, cioè gente che ha lavorato bene, i prodotti fatti dalla TRV andavano, erano prodotti che stavano sul mercato. Non è che la TRV era un'azienda che andava male. Dopo pochi mesi arriva la notizia che la TRV trasferisce i propri stabilimenti in Spagna e chiude a Livorno, perché in Spagna andava e ha lasciato sul lastrico centinaia di famiglie, facendo appetire quello, no? Cioè, uno dice, noi siamo affezionati a questo centravanti come tifosi, gli si vuole bene, eccetera. Il presidente dice, sì sì, ma io vi tengo il centravanti, ci mancherebbe, voglio vincere il campionato. Poi se trova uno che costa meno in Africa e li fa il doppio dei gol, cosa fa? Quindi l'uomo viene considerato merce. E questa è la mercificazione dell'uomo. Quindi non esiste altra strada, secondo Marx, dell'esperienza comunista. Mettere in comune i mezzi di produzione. Qual è la grande critica che viene fatta a Marx? Perché Marx è convinto che in una società comunista cosa potrebbe avvenire? Uno dice, ma io perché devo andare al lavoro, durare fatica, mi butto malato, tanto mi pagano uguale, tanto non è il mio. Ma questo è un modo di pensare, secondo Marx, che è tipico del capitalismo. Siccome nel capitalismo ognuno guarda il proprio utile, per questo anche la scanagliata che ho fatto prima alla classe contro il vostro utilitarismo, guarda il proprio utile, cos'è che mi conviene e non mi conviene. Culturalmente si pensa tutti così, ma se si vive in una società capitalista nessuno avrebbe più quella tendenza, perché è la struttura economica che fa l'uomo, no? Qual è invece la risposta che Hegel ha dato? Hegel non ha dato una risposta capitalista, Hegel non è un capitalista. Hegel ha detto, allora, per risolvere, siccome la società borghese crea conflitti, intanto Hegel come piazza la società? Come approdo finale dell'eticità? Vi ricordate per nulla? Oh! No. Dov'è la società? Dov'è piazzata? Nella logica hegeliana. Bimbi, la domanda banale. La famiglia è stata. Eh? La famiglia è stata. Brava, oh, la storia c'è, che la lasciamo. Siamo nello spirito oggettivo, nell'eticità, fra famiglia e Stato. Quindi cos'è? Quindi è lacerazione. Hegel dice la stessa cosa che ha detto Marx. La società è lacerazione. Perché gli interessi particolari
no? Vanno a confliggere con la forma. Qual è la soluzione che ha trovato Hegel? Stato etico, organicista. Ci sono conflitti nello stato etico? No, perché come si eliminano? Si reprimono. Lo stato è sopra. Quindi Hegel pensa che si possa mantenere la sopravvivenza della proprietà privata in uno stato etico che risolve i conflitti. Marx, che è contrario a questa idea di stato organicista, pensa che l'unica strada sia quella comunista. I liberali, i pensatori liberali, Smith, Ricardo, Malthus, dicono che questo conflitto va aumentato. Perché il conflitto fra interessi diversi crea competizione, crea dinamismo e crea benessere. Quindi il capitalismo, secondo i liberali, non è un problema, è la soluzione. Secondo Marx è il problema e si risolve col comunismo. Secondo Hegel non è un problema il capitalismo, non lo pone il problema, è un problema l'esistenza del conflitto. Su questo Hegel e Marx hanno la stessa idea. Il conflitto si risolve con lo stato organicista.